Ciao a tutti, noi siamo la squadra FLL27 Plank Team e veniamo dalla provincia di Treviso. L'obiettivo principale che ci siamo posti quest'anno è quello di creare un sistema in grado di monitorare l'attività fisica delle persone in diversi contesti, di promuovere un esercizio costante e personalizzato per diverse fasce d'età e tipi di utente. Negli ultimi tempi la quotidianità ha subito numerosi cambiamenti e a risentirne è stato principalmente il nostro corpo. La vita frenetica di tutti i giorni ha infatti diminuito il tempo disponibile per l'attività fisica e la pandemia che stiamo vivendo ha imposto numerosi limiti, portando così le persone a trascurare l'attività fisica. Il sistema è composto da tre parti. La prima parte, un braccialetto smart che riconosce i movimenti del braccio tramite un accelerometro e un giroscopio. La seconda parte invece è un cubo che tramite un Raspberry Pi e intelligenza artificiale riconosce i movimenti di tutto il corpo. La terza parte invece è un'applicazione per smartphone per interagire con il resto del sistema. Nell'implementare il sistema inizialmente abbiamo focalizzato l'attenzione su rendere più indipendente e libero il movimento di persone con disabilità e riabilitazione fisioterapica. L'utente può svolgere esercizi in completa autonomia e grazie all'applicazione può avere un feedback accurato sulla precisione dei movimenti in tempo reale. Mentre l'utente svolge il suo esercizio, una microcamera posta in un cubetto portatile rileva i movimenti del suo corpo e li schematizza in uno scheletro. I dati rilevati vengono poi inviati all'applicazione, che li confronta con un database di movimenti corretti e segnala gli eventuali errori. Gli esercizi vengono assegnati dal personal trainer, che può accedere ad una libreria in continua espansione, oppure registrare nuovi esercizi, acquisendoli anche da un video. Ognuno può scegliersi il suo percorso di attività sportiva scegliendo gli esercizi della libreria, ma se vuole potrà fare sport anche giocando, perché stiamo sviluppando un videogioco mono e multigiocatore il cui obiettivo è quello di superare e sbloccare dei livelli compiendo attività fisica. Diamo adesso un'occhiata da più vicino all'aspetto tecnico del nostro progetto e approfondiamo nelle parti più importanti. Iniziamo dall'hardware. Il braccialetto si compone di un'unità inerziale, ovvero un accelerometro più un giroscopio di tipo MEMS. L'accelerometro e il giroscopio forniscono i dati al microcontrollore, che li leggerà e li invierà tramite un modulo Bluetooth, in questo caso l'ESP32. I dati Bluetooth verranno poi letti dal dispositivo mobile per poi essere tradotti in movimenti del nostro braccio. Il dispositivo, per essere alleggerito, userà batterie di tipo ricaricabile. Inoltre il braccialetto ha una porta USB per poter essere ricaricato e riprogrammato nel caso sia necessario un aggiornamento firmware. Il braccialetto poi disporrà di una tecnologia Bluetooth Mesh che consentirà di collegare più braccialetti in un solo momento per poter avere una rilevazione degli altri più precisa. Il cubo è dotato di microcamera ad alta risoluzione per la rilevazione dei movimenti di tutto il corpo e di una scheda Raspberry Pi 4. Per contenere il più possibile le dimensioni sono presenti solo le parti essenziali: processore, RAM, lettori di schede microSD e poche altre periferiche. Questo dispositivo, attraverso la microcamera, rileva ad ogni fotogramma la posizione della persona, che viene poi schematizzata grazie al framework OpenPose, operante secondo complessi algoritmi di machine learning. Il modello generato ha come punti di riferimento delle parti del corpo predefinite, come occhi, spalle, gomiti e mani. In questo modo le posizioni e i movimenti sono scalabili e gli esercizi possono essere svolti sia da bambini che da adulti. L'applicazione sarà scritta in Dart, un linguaggio di programmazione, e con l'aiuto del suo framework Flutter, che agevolerà lo sviluppo sia per Android che per iOS. L'applicazione, una volta lanciata, si metterà in collegamento con il cubo e dal quale preleverà le informazioni sulla postura della persona per poi confrontarle attraverso il gioco Unity con i dati dell'esercizio. Il gioco è stato sviluppato per piattaforma Android tramite l'ausilio di Unity, che è un motore grafico con cui ci permette di avere il cross-platform. La programmazione è stata effettuata tramite l'IDE Visual Studio. Inoltre il videogioco prevede una lista di esercizi modificabile con cui l'utente può scegliere quale eseguire. I movimenti sono ricevuti da un sistema multipersone in tempo reale e convertiti in un file JSON che verrà inviato all'applicazione. Tali movimenti saranno poi giudicati da un algoritmo che assegnerà un punteggio in base alla precisione delle mosse effettuate dal giocatore, in modo da ricevere un feedback che dia un'idea di quanto correttamente stiamo eseguendo tale movimento. Tutte le attività disponibili nel nostro sistema possono essere svolte sia in casa sia all'aperto, sfruttando così tutti quanti gli spazi disponibili. Tutto questo con una spesa molto contenuta, circa 60 euro per la realizzazione dell'hardware, affiancato da un nostro immancabile amico, il cellulare. Veniamo ora alla condivisione del nostro progetto. Nel corso dello sviluppo del sistema ci siamo interfacciati con trainer e fisioterapisti che ci hanno suggerito modifiche e nuove possibili implementazioni.
ma anche con i ragazzi della nostra scuola che hanno messo alla prova le nostre idee. Anche i nostri fratelli più piccoli non vedono l'ora di avere la scusa di far ginnastica per poter giocare. Diverse aziende di riabilitazione e palestre con cui abbiamo lavorato hanno dimostrato interesse nel nostro progetto e speriamo quindi in un futuro nel quale il nostro sistema possa avere facile e concreta applicazione nella vita di ogni giorno. Qualcos'altro? Certamente. Sono implementativo nel nostro progetto due importanti questioni che la nostra squadra sta sviluppando in questo periodo. Vorremmo infatti utilizzare la portabilità del braccialetto per permettere all'utente di scaricare i propri log dei movimenti e i parametri vitali. A breve, inoltre, la comunicazione tra dispositivi via Bluetooth che permetterà a più persone di svolgere esercizi assieme. Grazie per l'attenzione.